Gabriele Toccafondi, consigliere comunale di Sesto Fiorentino e candidato al collegio per Italia Viva Azione, commenta il risultato delle elezioni politiche a livello toscano e nazionale. Azione Italia Viva si sono messi insieme con un simbolo a agosto, una campagna elettorale in piena estate, di 3 settimane, le settimane di settembre, siamo riusciti a ottenere quasi il 10% a livello toscano, con punte a Firenze del 15%, tutti i comuni dell'Interland, compreso La Piana, intorno all'11-10%, significa assolutamente che è andata bene. Il livello nazionale ci soddisfa, con punte in Lombardia e in Toscana, ma siamo presenti in tutta Italia. Questo significa che c'è spazio per un polo riformista, del buonsenso, ragionevole, che dia risposte non semplici, in momento particolarmente difficile, e che sia lontanissimo dai populismi e dai sovranismi. Che cosa si può dire dell'area Ginori? Beh, ci sorprende molto il Partito Democratico. Ormai il PD, e soprattutto Di Sesto, insegue la sinistra. Sull'area Ginori hanno fatto 5 anni di battaglie per mantenere il museo, avere un bel museo a livello nazionale, tutelare il verde pubblico, espandere il museo, e invece lì accanto ci sorgerà un supermercato, tante case, gli alberi sono abbattuti. E allora lo dico con amicizia al PD di Sesto: se proprio vuole essere coerente con i tanti no, si scriva direttamente al partito di Falchi e della Cucchi, cioè a Sinistra Italiana.